almeno c'è il sole. Per quanto faccia un freddo abbastanza pungente qui a Roma, come accade spesso nei mesi invernali, quando c'è il sole, perché il sole significa necessariamente che il vento è orientato da nord, quindi tramontana, grecale, quella roba lì. E quindi fa freddo, però si sta di buon umore. Allora, approfittando di una rapida transumanza in zona Palazzi, volevo condividere con voi appunto il buon umore, non tanto quello, diciamo, meteo indotto, quanto quello media indotto. Questa mattina mi sono svegliato leggendo su un quotidiano che non nomino il titolo, insomma, io in ogni caso la pagina l'ho messa da parte, c'era, cioè, una rassegna stampa, quindi l'ho salvata. Un titolo assolutamente, assolutamente surreale, che fa capire perché non si riuscirà facilmente a... non si scioglieranno facilmente per via democratica i nodi di questo paese, perché il presupposto per un esercizio sano della democrazia è, almeno in linea teorica astratta, la condivisione di informazioni corrette. Allora, il titolo suonava così: recovery alle risorse aggiunti 144 miliardi. Insomma, c'era questo concetto di risorse addizionali, al che io mi sono fatto un conto. Ci avete sempre raccontato che erano 209, noi vi abbiamo spiegato per filo e per segno perché non è così, ma insomma, prendendo il vostro numero, 209 più 144, dunque 209 più 100 fa 309, 44 più 9 fa 53, 353 miliardi, siamo arrivati a 353 miliardi di risorse europee, di regalo che troviamo con il fiocco sotto l'albero o forse dentro l'uovo di Pasqua, perché sapete che c'è tempo fino al 30 aprile, non so se quest'anno la Pasqua per presentare i piani e quindi vederseli approvati e quindi eventualmente essere idonei a ricevere fondi. Adesso io non so se quest'anno la Pasqua sia alta o bassa, questo... la mia bisnonna era bravissima in questo, ti sapeva dire che giorno di aprile o di marzo sarebbe stata la Pasqua del 2073, non so come diavolo facesse, è una delle tante cose che non sono riuscito a farmi spiegare da lei, va bene, anche perché all'epoca non ne vedevo l'utilità. Ora invece che si parla di soldi che vengono regalati, che trovi sotto l'albero di Natale o che trovi dentro l'uovo di Pasqua, capite bene che sapere quando cade la Pasqua diventa determinante, perché per quegli imprenditori che stanno alla fame, per quelle partite IVA che non hanno ricevuto dei congrui indennizi ma solo dei ristori ridicoli, aleatori. Ieri un ristoratore mi documentava, per esempio, di aver ricevuto la metà di quello che gli sarebbe toccato in base ai calcoli del governo. Insomma, c'è da capire perché. Io poi ascolto tante, tante storie, non riesco né a memorizzarle né a risolverle tutte, però insomma. Vabbè, allora, secondo questo giornale, quindi c'erano 144 miliardi in più. Questa meravigliosa munificenza europea. Poi dopo, la verità è che se vai a scavare in queste notizie, non intanto nell'articolo in questo caso, ma semplicemente nella bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ultima, quella di ieri, non mi ricordo se ve l'ho messa su Telegram, poi controllo, eventualmente la metto. Sì, dovrei averla messa comunque. Si scopre che adesso va di moda contare le risorse, diciamo, di emergenza, no? Del Next Generation, di questo piano straordinario, sommandole alle risorse ordinarie. Beh, vabbè, però insomma, come quando dicono l'Europa dispiega 1850 miliardi per rispondere alla crisi. No, un attimo, 1100 miliardi è il normale bilancio di esercizio dell'Unione Europea. Cioè, che cosa mi vuoi dire? Che arrivata la crisi avrebbe dovuto togliere il bilancio di esercizio e quindi lo ha rimesso perché c'è stata la crisi? No, le risorse aggiuntive sono solo 750, 1100 più 750 uguale 1850, no, uguale cialtrone che dice che sono state messe in campo 1850 miliardi per la crisi. Per la crisi ne sono stati messi in campo 750. E capite bene quindi che se 353 ne andassero a noi, significherebbe che ne prendiamo poco meno della metà. Quindi non è che ci vuole molto a capire, dati i rapporti di forza, data la composizione demografica, date le quote di PIL, dato tutto quello che volete, che è ovvio che l'Italia non si prenda metà
della envelope, come adesso dicono quei fighi, cioè della somma complessiva, è abbastanza ovvio. Quindi non è che ci vuole molto. Io dico, a chi fa gioco fare dei titoli così grossolanamente fuorvianti? Forse in questo caso c'era un'intenzionalità politica del tipo: ah, ma guarda quanto è buona l'Europa che ci dà i soldi, non disturbate il manovratore se no i soldi non arrivano. Quindi una grossolana intenzionalità tattica di questo tipo. Ma la domanda che mi sto ponendo, in realtà no, perché mi sono già risposto a marzo, quindi, e credo anche di averla data a voi la risposta, ma giova ridarla. La domanda che giova ridarla anche per accennare a un documento di cui invece non avete ancora avuto contezza, anche perché è in lingua tedesca e su cui volevo brevemente riferire. La domanda che bisogna realmente porsi è: visto che si è capito, ormai lo hanno capito, anche Marattini ha detto non ha più senso mentire, dobbiamo ammetterlo, non sono regali ma prestiti, che di fatto qui ci si vuole far indebitare con l'Europa, che senso ha aggiungere questo anello in più alla catena del debito, cioè noi ci indebitiamo con l'Europa che si indebita con i mercati anziché indebitarci direttamente con i mercati? Ormai tutti hanno capito che il discorso del tasso di interesse è sostanzialmente una bufala, ormai tutti hanno capito che l'indebitarsi con la Commissione Europea espone delle condizioni. Ormai tutti hanno capito che converrebbe, diciamo, avanzare separati per colpire uniti, insomma, indebitarsi separati per crescere uniti. Invece qua ci vogliono fare indebitare uniti per crescere separati, aumentando il divario. Qual è la razionalità di tutto questo? Ma è molto semplice, e è la solita storia che voi sapete che contesto, quella storia che mi venne raccontata sulla scaletta del Boeing a Ouagadougou dall'amico Aristide, che mi fece raggelare, che mi fece capire quanto totalitario fosse e pericoloso, intrinsecamente pericoloso, il progetto europeo. Cioè, qui stanno cercando di fare una cosa nostro malgrado. E questa cosa che vogliono fare nostro malgrado è semplicemente una replica dell'esperimento della moneta unica. La moneta unica è stata fatta, nonostante se ne conoscessero le criticità, perché poi, nelle parole dello stesso Romano Prodi, prima che le crisi si presentassero, quando ci si fossero presentate delle crisi, la risposta degli elettori avrebbe dovuto essere quella di volere più Europa, cioè di volere un'evoluzione verso il progetto federale. Una moneta senza Stato crea delle ovvie difficoltà, guardate per esempio adesso in cui noi abbiamo bisogno di liquidità, ma il nostro Stato non può provvederla. Quello verso cui si vuole andare è sostanzialmente un debito senza Stato. Chiarisco. Voi sapete che l'Unione Europea si sta indebitando adesso con i mercati, d'accordo? E poi presterà soldi ai paesi di cui approva i piani, i famosi PNRR. Naturalmente poi l'Unione Europea dovrà restituire i soldi ai mercati. Come? Beh, facendosi restituire dagli Stati membri. Quando? Dal 2026 al 2056. Lo farà? No. E già sa che non lo farà, perché è tecnicamente impossibile. Perché? Ma perché intanto tutti i progetti del recovery, non solo nel piano nazionale, ma più in generale l'impatto macroeconomico del recovery per le priorità che si pone, che sono priorità molto settoriali, sono fondamentalmente priorità che si indirizzano a due problemi specifici di due paesi specifici. Il problema dell'industria automobilistica tedesca, che va riconvertita all'elettrico, e il problema delle centrali nucleari francesi. Allora, questo è il quadro, no? È chiaro che con degli interventi così settoriali e anche con pochi soldi non riesci a creare sufficienti risorse perché il sistema economico ripaghi, diciamo l'economia reale ripaghi ai mercati, all'economia finanziaria, mi esprimo così a spanne per farmi capire, il debito. E allora che succede? L'Europa fallisce? No, semplicemente no. Qual è il percorso che queste persone hanno in mente? Ovviamente i più furbi, non quelli che fanno i titoli sui giornali e neanche quelli che scacciano i pulsanti in Parlamento, insomma, quelli che guardano a 30, 40, 50 anni, perché non possiamo pensare di essere, cioè, solo noi
diciamo, una decina di economisti della Lega ad avere visione, cioè siamo un continente che ha un subcontinente da 300 milioni di abitanti, sarebbe un pochino grave se avesse solo 30 persone con la testa. Quindi supponiamo che dalla parte, dalla controparte, cioè in Europa, ci sia anche gente che pensa. E allora sostanzialmente quello che succederà sarà che il debito non verrà rimborsato, verrà rinnovato. Se si realizzerà questo snodo tecnico, avremo realizzato, oltre a una moneta senza Stato, anche un debito senza Stato, mentre nel frattempo stiamo andando, come sapete, a passi lenti ma risoluti verso anche un esercito senza Stato. Di fatto, se ci fate caso, si torna esattamente all'ambiente, diciamo, non so, del XVII secolo, la guerra dei trent'anni, combattuta dai mercenari, dagli eserciti senza Stato e con, diciamo, un ruolo non indifferente della finanza privata, dei Fuggaro, di chi era. È rassicurante questa cosa? Ma no, non tanto, perché la gestione del debito pubblico è un tema ovviamente delicato, dal momento che ha degli impatti rilevanti sulla distribuzione del reddito, sul benessere delle persone, anche perché affinché un debito pubblico sia gestito occorre che ci siano, come dire, che il governo, la comunità a cui esso debito è riferita, sia in grado di gestire almeno una cosa, il gettito fiscale, perché tu intanto puoi, diciamo, ripagare, tanto puoi indebitarti in quanto hai un reddito, e il reddito del settore pubblico sono le imposte che versiamo sostanzialmente. Allora qui si pone il grosso problema che vi riassumo in questa semplice constatazione. Se andiamo a creare un debito senza Stato, si pone il tema di lasciare un non Stato come l'Unione Europea dilagare e acquistare sempre maggiore capacità impositiva, cioè le imposte, diciamo, europee, che come sapete dal 1 gennaio prevedono solo la plastic tax, aumenteranno, saranno destinate ad aumentare. Ma tenete presente che, diciamo, qui ci sono diversi livelli di preoccupazione, da quello più spicciolo, venale, no? Derivante dal fatto che aumenterà il carico impositivo, e questo non è ovviamente un buon viatico verso una maggiore crescita, perché un aumento delle imposte comunque è una misura di carattere recessivo. Ma ci sono anche degli argomenti politici più sottili, più diciamo più raffinati. Basta pensare ad esempio alla gestione della digital tax, che è una materia che, diciamo, per ovvi motivi rende molto inquieti gli Stati Uniti. Ecco, pensate di lasciare una roba di questo tipo in mano agli amici tedeschi, che, diciamo, nei riguardi degli Stati Uniti si sono comportati con una certa arroganza su tutti i temi di politica economica internazionale. Basta pensare ai problemi che crea il loro esorbitante surplus non conforme ai parametri europei, e non conforme neanche al buon senso, no? Ma conforme al noto detto di quella persona che disse esportare o morire. Andatevi a cercare chi fu e così capirete. Beh, quindi dietro tutta questa, insomma, sintesi, perché sto per parcheggiare se me lo consentono, dietro tutta questa ansia di non si passa, perché non si passa? Faccio passare. Dietro tutta questa ansia di farci indebitare, forse c'è posto davanti, dietro tutta questa ansia di farci indebitare, credo che in realtà esista questa ansia di farci indebitare, perdonatemi, qua c'è una situazione, taxi che vanno contromano a marcia indietro, autobus, che, vabbè, io mi metto in fila, buono, così almeno
il problema diventa degli altri. Ah, c'è un camion incastrato. Vabbè, poi adesso chiamo, mi faccio raggiungere dalla collega, a questo punto chiacchiereremo in macchina. No, volevo dire, dietro tutta questa ansia di farci indebitare, non esiste un particolare, un particolare bisogno di risorse da parte del paese, una particolare fame di risorse da parte del paese. Certo, naturalmente più soldi si hanno meglio sia, meglio è, ma in generale non c'è una logica finanziaria, la logica è meramente politica. Quello che il PD vuole, ed è per questo che chiede debiti di qualsiasi tipo, il MES, il recovery, quello che è, quello che il PD vuole è cooperare, poi vuole, attenzione, non so se neanche loro sono così furbi o anche semplicemente intelligenti da capire verso quale direzione stanno andando, ma la direzione verso la quale oggettivamente va chi in questo momento propugna dei prestiti di livello europeo di cui non vi sarebbe alcun bisogno in termini né finanziari né economici, ecco, è una c'è un razionale di carattere politico, quello del cosiddetto federalismo europeo, che resta poi quel simpatico, quella simpatica corrente di pensiero secondo cui tutti noi dobbiamo essere costretti a volere, anche se non li vogliamo, gli Stati Uniti d'Europa, dalla violenza non del manganello ma della crisi economica, una violenza molto più subdola perché, essendo sistemica, diffusa, pervasiva, non ha un responsabile individuale. Lo squadrista che ti manganella, beh, almeno ha una faccia, anche se mascherata, poi di questo tempo le mascherine si portano molto, ma insomma è lui. Il complesso di circostanze che porta tante persone ad attentare la propria vita per la disperazione, ecco, quel complesso di circostanze è fatto appunto di così tante circostanze che diventa oggettivamente piuttosto complesso risalire dalla catena causale di certe decisioni, come per esempio quella che vogliono prendere sulla nostra testa di creare un debito europeo senza dircelo, insomma, per poi gestirlo, ma non sappiamo bene come. Ecco, in questo caso appunto le catene causali sono più sfilacciate. E si torna al solito tema, ecco, qui ci sono circondato dalla foresta di nerd con la telecamerina a spalla che aspettano probabilmente Renzi, e si torna sempre al solito tema, il tema che politica è responsabilità. E chi ha voluto uccidere e confondere i ruoli e le responsabilità lo ha fatto perché voleva uccidere la politica. E qui vi lascio perché devo chiedere un'indicazione.